Buongiorno a tutti. Quello che avete appena visto è la bozza di un avviso pubblicato a livello della Regione Siciliana che consente la possibilità per i comuni, anche in forma associativa, di concorrere per un finanziamento che per il nostro comune è di circa 800.000 euro per il sostegno alle attività di compostaggio in prossimità dei rifiuti organici. Significa che abbiamo l'occasione per migliorare la raccolta differenziata e far sì che i rifiuti, invece di essere solo un'onere, possano diventare invece una ricchezza. E perché questo mio messaggio? Perché come è stato per l'avviso pubblico per il miglioramento e l'ottimizzazione del sistema di illuminazione della città, oggi c'è un'altra occasione. Il primo l'abbiamo già fallito e io quindi voglio ricordare al sindaco di studiare bene questa bozza e quindi prepararsi per concorrere e significa in maniera molto chiara che saremo molto attenti ai percorsi per arrivare a questa partecipazione perché non vogliamo incorrere di nuovo in un'altra occasione perduta per la città. È scritto tutto chiaro, Pippo. C'è praticamente definita quali sono le finalità e le risorse disponibili. Queste risorse non sono a sportello come il precedente, ma sono a punteggio. Quindi bisogna sapere presentare bene la domanda e presentare tutte quelle occasioni che ci consentono di avere un punteggio ottimale per essere fra i primi ed essere quindi finanziabile. Poi c'è un'altra cosa. Oltre alle finalità e alle risorse ci sono i contenuti, cioè dire che cosa, chi sono i beneficiari, le spese ammissibili quali sono. E poi c'è un capitolo per cui ti invito Pippo a leggere bene. Procedure, modalità di presentazione della domanda, studiala bene, termini di presentazione della domanda e tutta una serie di condizioni che definiscono le procedure per l'ammissibilità. Studia bene e non te la prendere con le poste. Perché la bozza è così chiara che solo anche chi è in condizione di non avere grande esperienza amministrativa e politica come te può benissimo comprendere ciò che deve essere fatto. Ho preparato anche a loco, per farti studiare di meno, una bozza sintetica sugli obiettivi e sulle procedure, per cui te la consegnerò brevemente a mano in Consiglio Comunale per far sì che questa occasione non venga sciupata. Mi raccomando, Pippo. Siamo un paese sull'orlo di grande difficoltà, abbiamo una grossa crisi economica che ci avvolge e abbiamo un comune che invece di essere promotore dello sviluppo, oggi invece è il promotore della stasi e dell'inviluppo. Oggi ti prego, caro Pippo, incominci a studiare per questo obiettivo perché non la possiamo mancare. I cittadini sanno valutare i tuoi comportamenti. Mi raccomando, Pippo.